Good morning Genova, un pensiero su Maurizio Gregorini, il cultural manager della città di Genova, questi titoli che si danno così altisonanti per coprire molto spesso il vuoto che rappresentano in realtà, che è finito in questi giorni al centro delle polemiche per un tweet piuttosto delirante che in molti avranno visto, quindi inutile ripercorrere, ma che noi ci ricordiamo, il Gregorini, una quindicina d'anni fa. All'epoca degli anni buoni della Città della Cultura, 2003-2004, Gregorini aveva un locale, il Caffè Lebonski, aveva una scuola di cinema, anche se lui ha girato solo degli spot pubblicitari, ma si vede che era capace a vendersi. Aveva una scuola di scrittura, perché il Gregorini è anche poeta, ed era conosciuto da noi giovani di allora come un personaggio della notte, sopra le righe, diciamo, viveur, per intenderci. E quindi fu sorprendente ritrovarlo una quindicina d'anni dopo, quando Bucci poi ha vinto e si è insediata la giunta di centrodestra, come intellettuale, per così dire, organico appunto al centrodestra, no? Papabile assessore alla cultura, quando poi fu scelta Elisa Serafini. E quando poi Serafini abbandonò l'incarico in polemica con la deriva leghista dell'amministrazione, gli venne nuovamente preferita un'altra persona che Barbara Grosso, che è l'attuale assessore. E quindi, come succede in questi casi, io non mi scandalizzo perché sono pratiche frequenti, e lo scandalizzarsi per le pratiche comuni è una sorta di ipocrisia che io non riesco a concedermi. Gli venne quindi offerto come ricompensa questo ruolo inventato ad hoc per lui di cultural manager, come dire, non puoi essere assessore, ma ci ricordiamo di te per fedeltà alla ditta e ti facciamo cultural manager. Sono 38.000 euro all'anno, che è anche un emolumento, come dire, contenuto, non è lì lo scandalo. Il fatto è che, come in qualunque circostanza, dipende poi dall'individuo la capacità di prendersi lo spazio necessario per svolgere il ruolo a cui è chiamato. E quindi il Gregorini, che non è assessore, ma che è cultural manager, se ha voglia e capacità, sicuramente è in una posizione in cui può dare avvio a dei progetti, può occuparsi di cose, insomma. Del resto, risulta difficile quantomeno al cittadino comune, poi gli addetti ai lavori magari mi sapranno correggere, vedere qual è l'impatto del Gregorini sulla realtà culturale della città. Ma insomma, fatto sta che non sorprende, come dire, ritrovarselo a fare dei commenti del genere. Quel che sorprende è ritrovarselo in questa posizione. Voglio dire, se uno se lo aveva presente lì nel suo locale, o all'epoca della scuola di cinema, aveva un po' inquadrato il personaggio. Certo, poteva destare stupore, questo suo, come dire, sposare delle visioni neoconservative, assolutamente radicali per la famiglia tradizionale, ma sono queste derive di questi anni che in qualche modo forse sono l'altra faccia della medaglia di una visione del mondo da viveur. Non è solo quindi la constatazione dell'assoluta insufficienza del personaggio a ricoprire una carica pubblica, è più francamente riconoscere come, quando la destra ha necessità, a torta ragione, di pescare un personaggio per un ruolo che ha a vedere con la cultura, finisce per trovare dei personaggi come Gregorini o come Franco Bampi in consiglio d'amministrazione al Ducale, perché sono i personaggi che ha. Ma poi non ci si può stupire se fanno il tweet assurdo o quant'altro, perché sono quello che sono così. E quindi è la cittadinanza in generale che, più che scandalizzarsi
per l'uscita di Gregorini, che è estemporanea ma rivelatrice di una personalità, dovrebbe rendersi conto di quel che rappresenta in generale a livello culturale questo centrodestra e questa parte politica che attualmente ci governa. E forse in questo l'uscita di Gregorini ci può aiutare a recuperare un pochino di visione.